YouTube, what is good? It is your boy Flex. And put your muscles up, because we're back with another video. In today's video, man, we're going to be reacting to the most dangerous game of football. Now, it seems to be a form of bare-knuckle boxing mixed with rugby, mixed with soccer, mixed with American football. Right up my alley. So let's go ahead and cut out all the chit-chat. Grab your headphones, turn the volume up, get that full experience. Let's get into the videos, watch it, let's go. And I'm sorry, I don't know how to pronounce this name right here. I'm not gonna try. It's gonna get butchered. Am I getting Superman punch just now? La violenza, sì, cioè, è insita. Non è facile scendere in piazza perché non è un giochino per tutti. È un giochino molto duro, dove ci sono scontri fisici, dove c'è una bella preparazione. È una cosa che, tipo un gladiatore, una volta che entri dentro, non riesci a fare a meno. Guy's in good shape right there. Il calciante è già una figura vista, logicamente, dal fiorentino e visto come un gladiatore. Vista da fuori può essere una cosa, dice guarda questi pazzi, tutti. A volte ci si pensa anche noi, sinceramente, diciamo, siamo sicuri. So, from an outsider's perspective, it 100% seems crazy. You got like 15 guys on either side just swinging at each other, you know? Mi chiamo Alessandro Pagliazzi e gioco per i Verdi di San Giovanni. Fabrizio Valleri, gioco per i Bianchi. Allora, io sono Falciano Alessio, faccio parte della squadra degli Azzurri del quartiere di Santa Croce. Mi chiamo Andrea Picone, ho iniziato a allenarmi nel calcio storico nel 1996. Le origini del calcio storico vengono dal Rinascimento, anche prima del Rinascimento, ed è uno sport praticato dai Romani, e lo chiamavano Arpastrum. Le origini, vabbè, quelle più vecchie, diciamo, risale all'Arpastrum, che era questa legione romana, e sarà stanziata sulla piana di Firenze, e iniziò a giocare pettinessi in allenamento nei periodi che non c'era la guerra. Uno sport un po' diverso dal calcio abituale, però direi abbastanza simile, un po' più violento di quello che solitamente si fa il calcio normale. Ecco. Questo giochino, come lo chiamiamo noi, è una tradizione che ci portiamo dentro per lo spirito fiorentino. È culturalmente nel tessuto cittadino di quartieri popolari come Firenze. È uno sport che si pratica solo a Firenze, non esiste altre parti del mondo che giocano a calcio in questo. E per quello allora è una tradizione talmente importante che viene sempre fatta e sempre di più crea aggregazione fra le persone, quartiere. La città si divide in quattro colori, bianchi, azzurri, rossi e verdi. Sono suddivisi nelle quattro chiese più importanti e grandi della città. Quindi, diciamo, le zone più importanti di Firenze, e quando c'è questo grande appuntamento tutti sono felici e contenti di poter assistere a un evento un po' particolare e diverso, però molto molto attraente. It's so interesting to for one see different cultural festivities, right? It's always unique to see a different part of the world and kind of indulge in what they indulge in, right? But it's at the same time, like, being from a different place, you know, and having a different type of experience, it kind of makes you wish you had, you know, this type of camaraderie with your community, because not only is this a pastime, but it's almost like a religion. It's like
you know, it's something that's been part of their culture for a very long time. So it's a very important thing, you know, and it brings everybody together, even though it's a very violent sport. But it's so interesting. Like, that's beautiful to see. It's something that can really hold together your community. Calcio in costume, c'ho rispetto per tutte e quattro colori, perché poi alla fine siamo tutti di calcio in costume, anche se poi non ci si può vedere tra colore e colore, tra quartiere e quartiere. Giochi per l'orgoglio tuo, personale, per il quartiere, per rappresentare Firenze, comunque per dare un qualcosa a te, per rendere un qualcosa di tuo alla città di Firenze. Perché è una passione che ti porta a avere la gloria per Firenze, la gloria per il tuo quartiere, è una cosa viscerale che non riesci a farne a meno. Quindi il tuo rappresentare il tuo quartiere all'interno di un colore è il massimo, perché puoi rendere un qualcosa ai tuoi tifosi, al tuo quartiere, ai tuoi compagni, soprattutto di squadra, giocando una partita. La vittoria finale alla fine non è importante, è l'orgoglio fiorentino, l'orgoglio di essere liberi e Repubblica veramente. Alla fine da tutto a niente, no? Il bello è questo qua. Per noi è sacrificio anche, perché logicamente ognuno ha la sua vita, ognuno ha la sua famiglia, ognuno ha il suo lavoro, però riusciamo in qualche modo a ritagliare sempre un po' di tempo per questa passione e ci mettiamo anima e cuore e corpo, tanto, perché prendi un sacco di botte, le botte sono gratis, quindi quelle te le prendi sempre. Soldi non le prendi. Si fa male, ci si allena, ci si stanca, però viene fatto tutto questo per poi arrivare alla massima soddisfazione per quei 27 calcianti che poi scendono in piazza. Che sacrificio, perché ti alleni, perché le botte sono vere e fanno male. Per il fiorentino scendere in piazza Santa Croce e giocare a calcio storico è un onore, è veramente un onore. Visto da calciante, quando passi quel cancello ti sale l'adrenalina, la paura che fa parte dell'essere umano ed è giusto che ci sia. I feel like you would have to be a complete and true animal to have no emotions before you step into that ring or into the field or whatever the setting is, sorry. But yeah, I feel like you just have to be a different type of person to fear no fear going against something like this. That's crazy. La paura di sbagliare, di non far bene, di farsi male, tutte queste cose qui. Anche se a molti può sembrare violento, a molti può sembrare strano il calcio storico, per me e per noi è una cosa meravigliosa, è la nostra vita. Ora avrò partecipato 10-11 partite, avrò giocato, e l'emozione è sempre la stessa, l'adrenalina è sempre la stessa e la paura è sempre la stessa, perché chi non ha paura non è un umano. Quando poi danno l'ordine di liberare la piazza e rimangono i 54 calcianti, e lì non esci. Lì dentro sei in quella gabbia e per 50 minuti ci devi stare e devi dare il 110% per te e per i ragazzi come te, perché principalmente siamo un gruppo, siamo fratelli. Da soli non si fa niente lì. I was moving and grooving on him, huh? Solo in quel 24 di giugno si divide un po', ma poi alla fine sono sempre uniti per un unico colore. Questo viola che unisce un po' tutti, anche i quattro colori si mischiano insieme e la Fiorentina per Firenze rimane la cosa primaria. Solitamente la Fiorentina ci unisce un po' tutti, perché allo stadio siamo tutti fiorentini, siamo tutti insieme, tifiamo per la Fiorentina, quindi anche con ragazzi di altri colori ci si trova allo stadio.
No, in curva il calciante è sempre considerato bene, nel senso io tu parli con uno che è 25 anni e ho l'abbonamento in curva Fiesole. E lì, anzi, trovi anche gli altri calcianti di altri colori che tifiamo per un'unica squadra, che è la Fiorentina. Ma tifare per la Fiorentina è il secondo amore di tutti i fiorentini, che siano donne o maschi, riesce a tifare Fiorentina prima di tutto perché a Firenze c'è soltanto la Fiorentina e poi perché anche quello, come per il calcio storico, ti viene tramandato, è una fede che porta da padre in figlio il tifare Fiorentina e di conseguenza accomuna molto anche il calcio storico. Il calcio storico fa parte di Firenze, come la Fiorentina fa parte di Firenze, il calcio storico fa parte di Firenze. Il calcio storico, diciamo, sono le origini del calcio, che insomma viene abbastanza naturale come cosa, te l'ho detto, però forse non è mai stato fatto prima perché realmente non è, secondo me non è mai stato capito per bene il messaggio del calcio al costume. Sempre stato davanti, c'è sempre stata questa cosa della violenza come prima, come presentazione iniziale, allora con la violenza davanti non c'è mai stato uno studio veramente. Però il calcio al costume non è solo violenza, anzi. E loro devono prendere esempio da questa maglia qui. Questi simboli che hanno, secondo me loro devono capire che cos'è che hanno addosso. È il fiorentino che lo porta a essere più forte di se stessi. Mi emoziona, quello sì. Spero che si renda conto veramente dell'importanza di questa cosa, quello sì. E se la sfruttano per bene è un valore aggiunto sicuramente, un grosso valore aggiunto. Cavolo, se li trasmettiamo la grinta che abbiamo noi a giugno, vinciamo 3 scudetti di seguito con queste magliette. Bellissimo. Wow. That was actually very nice and very refreshing. The way this video was put together, you know, and in such a peaceful manner, right? Even though the topic subject is, I guess you could say, pretty violent, the video still came out very tranquil and peaceful, and that was very beautiful. And again, it's very interesting to see different parts of the world, right, kind of have the same type of mindset when it comes to a club, when it comes to a firm, when it comes to a gang, you know, when it comes to a group of people having the same set of same mindset, right? There's a lot of similarities, right? But they go about things a little bit different per group, right? Very interesting, very beautiful video. Obviously there wasn't a lot of the actual, you know, sport being shown, and probably the next video we'll do like a highlight video of the sport. I really want to see some action. All right, but you guys know what to do, man. Give this video a thumbs up, post in the comments down below, and of course smash that big red button. Till next time, you guys, put your muscles up. It's your boy Flex. I'm out of here. Peace.